This station is now the ultimate power in the universe. Music and more. Web radio. Tu hai perduto quell'incontro, Rocky. Quando potevi vincerlo, ti sono crollati i nervi. Sì, certo. Lo so, il tuo manager stava morendo e questo ti aveva scombussolato. Ma la verità è che tu non eri arrabbiato. Quando combattevamo noi due, tu avevi gli occhi di una tigre, eri feroce. E devi farteli tornare quegli occhi, e per farteli tornare bisogna ricominciare da capo. Una tigre in salotto. Rolling, zio, rollati, zio. Ci siamo, zio, stavo postando. Ho visto che eri un po' preso. Ci siamo. Limp Bizkit. Mamma mia. E andiamo. Sempre a voi che ascoltate musica, amore, spettacolo. E via 26 agosto numero 6 nel building, nel palazzo 348 670 9857. Ti offrirò una serata, una tigre in salotto. Effetto eco, effetto eco. E alla grande, ragazzi, buonasera, benvenuti. Cominciamo un'altra puntata della nostra web radio in onda rigorosamente dalle 21 alle 22 in diretta
qua dal Music and More Building, dal Palazzo dei Congressi di Morazzone, qua con vista sull'oceano. Noi sì, ragazzi, oceano, oceano. Ma dopo, ragazzi, bravissimo, bravissimo Pinocchio. Dopo, ragazzi, quando finiamo la puntata, sapete che nel rooftop, quindi su all'ultimo piano del Palazzo dei Congressi, andiamo su a suonare una mezz'oretta. Quindi esatto. C'è, è come, non so, è come terrazza a Duomo a Milano. Esatto. Cioè, siamo una roba solo del che genere. L'unica cosa che ho suonato nella mia vita è il triangolo, sai, quello a scuola. All'oceano triangolo. Io invece ho suonato anche i campanelli, perché poi scappavo. Solo che te, Vince, mi ricordo, che scappavo i campanelli. Non eri mai dei nostri, perché insomma ci mettevi un attimo di più. Chissà come mai a scappare. No, dai, buonasera, benvenuti a tutti i nostri amici. Music and More prende vita. Insomma, si riattivano proprio le onde web che ci permettono di comunicare con voi ogni settimana. E quindi ci ascolteremo un po' di buona musica insieme. Poi abbiamo qualche news da comunicarvi, sia insomma che riguarda le situazioni del nostro paese. Quindi su Morazzone abbiamo qualche bombetta da raccontarvi, soprattutto in ottica festeggiamenti della terza di luglio. Quindi stiamo definendo sempre più i dettagli che riguardano la nostra partecipazione alla festa, sia per quanto riguarda il sabato sera che per quanto riguarda la domenica, all day, all night, appunto. E quindi vi aggiorneremo su tutto. Poi un sacco compleanni come sempre, anniversari, perché più o meno un anno fa, proprio ieri, ci lasciava un grande artista, quindi parleremo di lui. Insomma, di argomenti questa sera ne abbiamo. Poi abbiamo il nostro inviato, a cui faremo rivivere la finale di Europa League che si è giocata ieri sera tra Rangers e Eintracht. Ai calci di rigore Eintracht Francoforte. Quindi faremo un piccolo riassunto anche di questo insieme al nostro Vince, che presento come al solito, ormai lo conoscete ormai tutti lì. Cioè, al microfono, come stai, fratello? Venghino, signori, venghino a conoscere Vincenzo. Si è intromesso qui il fonico. Il fonico, il nostro... Come nostro... stai, video? Bene, no, no, la nostra siccome... sono andato qui, ciao. Dove siamo andati? Non lo so, ti imitavo, non lo so, ciao. fratello. Allora, siccome non posso dire bene, perché non si può più dire, dico alla grande. Ah. Aspettavo questo giorno da una settimana più o meno. Ragazzi, ormai perché... aspetto solo Music and More, basta. Ormai sapete che il giovedì è questo, è una prassi. Ormai tante persone mi dicono: ma quanto manca a giovedì? Quanto manca alla prossima Tigre? E ci siamo, ragazzi. E anzi, possiamo anche anticiparvi che qualche gadget al nostro nuovo party, che è lì in cascina, come vi stavo dicendo qualche minuto fa, sarà legato anche al discorso Tigre, come al solito, perché è la prima puntata che è nata riguardante il nostro progetto, è la Tigre in salotto, questa puntata qua. Quindi noi non la abbandoniamo mai, non la lasciamo mai, ce l'abbiamo sempre lì sotto la nostra ala protettrice. La regia è quella di Oscar Bardelli, quindi io direi, come al solito, di andare con la nostra fantastica sigla. Solitario nella notte va, se lo incontri in gran paura, fa il suo volto alla maschera. Tigre, misteriosa è la sua identità, è un segreto che nessuno sa. Chi nasconde quella maschera? Tigre, 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 tigre. È l'uomo tigre che lotta contro il male, combatte solo la malvagità, non ha paura, si batte con furore ed ogni incontro vincere. Anche Spider-Man, perché arriva con Tiger-Man, insomma, la puoi fare come vuoi. Esatto, con esatto. Le sue ragnatele va Spider-Man. Con le sue ragnatele va, pensavo una di una certa età che era mai. Le sue ragnatele nelle mutande va. Sì, ma oggi è già fatto. Oggi abbiamo iniziato quattro con giochi di parole col Vince. Esatto, la puntata è cominciata da 16 minuti. Cioè, stasera c'è anche la prima di Only Fan. Esatto, cioè, però non è Only Fans, è Only Fan, un programma comico. No. Allora volevo fare un'anteprima della serata, così. Vero.
Ah, ok, ho capito. Però niente, si ride e basta con OnlyFans. Non lo so, sarebbe da vedere. OnlyFans, pensavo che è un artista che non è tanto bravo, che ha un unico supporter. OnlyFans. solo un fan. No, ragazzi, può dai. Partiamo subito a raccontare qualcosa di utile. Allora, ovviamente, primo argomento, come vi abbiamo anticipato in tutte la nostra anteprima, pre-sigla, insomma, e tutto quanto, si parla di festa, ovvero di A Colpi di Risate volume 2. Dai, anticipiamo tutto quello che succederà, non magari nel dettaglio, ma cominciamo a raccontare, ragazzi, cosa faremo. Allora, data sabato 16 luglio, luogo Oratorio di Morazzone, 21:30, 23:45 più o meno l'orario, spettacolo con i nostri amici comici, quindi si torna sullo standard che avevamo, insomma, lanciato con ottimi risultati nel 2019. Spettacolo comico, si ride, posti a sedere, diciamo, ce ne saranno in abbondanza. A decine di migliaia, mi hanno detto. Sì, allora abbiamo talmente tante sedie che se le mettiamo giù tutte, Vince, arriviamo fino a Castronno. Quindi, cioè, esatto, diciamo, la copertura è assicurata, sì. Assolutamente. Allora, posti a sedere, vi stavo dicendo, poi fuori dall'oratorio, street food, quindi si potrà cenare e poi ci si potrà accomodare tranquillamente nella parte superiore dell'oratorio, palco, sedie, birra ci sarà. Quindi comici, si ride, si beve una buona birra, lo spettacolo si preannuncia veramente scottante, quindi poi ci siete, che dire di più? Poi ci siete voi, quindi... Certo, quindi durante... Sempre bene. Ci siete voi chi? Ci siamo noi. Ci siamo noi. Cioè, parla al plurale, mettiti dentro nel mazzo anche te. Sono inviato anch'io. Bravissimo, bravissimo. Ti facciamo ritornare da dove sarai in quel periodo per partecipare all'evento di sabato. Infatti, 16 luglio. Per quella volta lì, eccezionalmente, non sarai l'inviato, ma sarai dei nostri, dai, no? Ti va? Esatto, no, se no ti inviamo, non lo so, in casa del prete. Esatto, ci colleghiamo, anzi facciamo che il Vince lo mandiamo in piazza, perché anche in piazza ci saranno delle attività dove si potrà mangiare, bere, insomma. Raccolgo le impressioni a caldo. Quindi, della gente in diretta dalla piazza, come sta andando lì la festa, come quando c'era il Festival Bar, capito? Sì, ritorniamo, sì, in onda con Michel Unzicke. Andiamo a vedere fuori dal teatro cosa sta succedendo. Esatto, fuori dall'Arena di Verona qual è la situazione. Fuori dall'Ariston. Dall'Ariston. Dall'Ariston, è vero, sì, esatto. Sì, sì. Vabbè, comunque, ragazzi, ci saremo tutti noi, quindi tutto lo staff di Music & More è al centro dell'organizzazione di questo bel evento. Giusto lunedì abbiamo avuto una riunione con i vertici della nostra Morazzone, quindi che ci hanno dato l'ok per il nostro pensiero, insomma, per la nostra idea che abbiamo deciso di sviluppare dopo il successo della prima edizione. Quindi preparatevi tutti quanti, perché oltre poi alla birra e tutto quanto, ci sarà il nostro classico stand della radio con tutti i componenti del gruppo, gadget by Music & More, birra del Full Stop Pub, comici che ci faranno sbellicare dalla risata. Quindi abbiamo scelto l'oratorio perché ci stiamo belli larghi, quindi non c'è bisogno di stare in piazza e di riempire proprio attaccati, perché non è proprio il caso, la piazza, così come era successo nel 2019. Abbiamo scelto uno spazio, esatto, più largo. Poi noi siamo giovani, l'oratorio è giovane. Esatto, siccome poi in un'ottica il Don ha accolto la nostra richiesta di poter utilizzare l'oratorio con entusiasmo, quindi dicendoci: ragazzi, l'oratorio deve essere per i più giovani, venite giù voi. Noi non siamo più proprio di primissimo pelo, però no. Gli altri componenti del Monday Fever, insomma, delle altre puntate di Music & More, hanno tutti sotto i 30 anni, quindi perché... Se tu non sei più di primo pelo, io cosa sono? Cioè, infatti, perché vado, ti stava guardando? Vado a casa, ragazzi. Per quello che sei Geppetto, zio, perché anche qualche ruga sta spuntando. Esatto. Tu non hai le rughe, zio, hai le venature come il legno. Esatto. Io ho i segni di grandi lotte fatte nella vita. E chiudo con questa perla, prima di ascoltarci il primo disco di questa Tigre in Salotto, 19 maggio 2022, live dalla nostra sede. Poi salutiamo tutti i nostri amici e tutto quanto. Cosa ascoltiamo, zio? Counting Crows. Ancora loro. Big Yellow Taxi. Ci sta. Paradise and put up a fucking lie. With a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. It'd be a paradise and put up a fucking lie. They took all the trees and put them in a tree museum. And charge the people a dollar and a half to see them. No, 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 don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You'd be in paradise and put up a fucking lie. Leave me the birds and the bees.
now they pay paradise to put up a fucking lie. One night. So late last night, I heard the screen door swing, and a big yellow taxi took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a fucking lie. And nah, nah, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be paradise, put up a parking lot. Why not they pay paradise to put up a parking lot? Hey, 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 pay paradise to put up a parking lot. I wanna give it all, you wanna give it all, you wanna give it all away. Hey, 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 now you wanna give it, I should wanna give it. Counting Crows live a Music and More in questo 19 maggio 2022. Che loro ce l'hanno quel la 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 la. Loro c'hanno molto quel ma sai che perché? Sto studiando tutte quella sorta di playlist che userò all'interno del furgone quando andrò in giro. E allora ci sono dentro tutte queste canzoni molto morbide. Per quello è un periodo molto morbido musicalmente il mio. A parte il disco che stavo ascoltando di Damian Lazarus questa settimana, che vorrei far ascoltare, ma dura 7 minuti, penso. A dire di no. Esatto. Però vabbè, ci non è molto Radiohead. Magari sul finale ne possiamo mettere un pezzettino. Comunque, stavo dicendo appunto il Counting Crows, quel classico la la la, che poi ho usato anche nell'altra canzone, Mr. Jones. La Mr. Jones, let me. E anche in questa l'hanno riproposta. Band che piace al nostro zio Bardelli, ce li sta proponendo spesso e volentieri. E live in questa Tigre in Salotto ci stanno da Dio. Allora, andiamo a salutare un po' di amici che sono già collegatissimi e stanno infuocando la chat appunto di Spreaker. Vince che commenta subito, quindi il nostro chi è? Co-conduttore, il nostro Vince ormai. È qua presentissimo, spettacolo, scrive con un bel doppio cuore giallo e nero che ricorda i colori della nostra web radio. Poi c'è il nostro amico Pepo che manda due cuori, uno nero e l'altro azzurro, in previsione delle gare di domenica. Ma non è che ha portato benissimo ultimamente. Vabbè, io avevo scommesso sulla Dea, però ultimamente devo dire che hanno il culo in faccia, gli sta andando tutto bene, però vabbè, se lo meritano anche, quindi vedremo cosa succederà nell'ultimo turno di campionato, ne parleremo durante questa Tigre. Però andiamo avanti con i saluti, che sono una cosa importante da fare. Il nostro amico Raffaele che scrive, presentissimo anche lui. Anita che scrive, ragazzi ciao, è bello incominciare a sentire ancora di feste all'aperto, la normalità che avanza. È vero Anita, e quindi per chi magari si fosse collegato solo adesso, vi ricordiamo ancora una volta e continueremo a spingere questa situazione nelle prossime puntate. Sabato 16 luglio a Colpi di Risate, volume 2, oratorio di Morazzone, con tutta la crew di Music and More e i comici che verranno a trovarci. Appunto, non anticipo i nomi dei comici ancora, tanta roba, io direi tanta roba. Diciamo che sono delle figure istituzionali, buttiamola lì così. Esatto. Quindi possono gente essere di livello, come hai detto, Oscar. Istituzionali perché rappresentano anche proprio delle classi sociali, delle classi lavoratrici, di lavoratori e lavoratrici appunto, che stanno nel sociale. Quindi piano piano vi sveleremo anche i nomi. Quindi avremo due guest per la serata e poi noi ci alterneremo ovviamente sul palco, invitando anche le autorità morazzonesi che ci hanno permesso di realizzare questa serata e ci stanno dando una mano giorno per giorno, perché
ci stiamo lavorando proprio adesso giornalmente. Ieri alle 11.30 ero ancora lì che prendevo i loghi delle poi realtà che ci daranno una mano per mettere insieme lo spettacolo e tutto quanto dentro nella cartella del nostro grafico Nappa. Quindi insomma stiamo preparando anche una locandina ad hoc come siamo abituati a fare. Le colonne sonore poi verranno scelte tra i nostri ragazzi insieme a Oscar, insomma con un po' di collabo per l'inizio della serata, per la metà dello spettacolo, per la fine, insomma, perché vorremmo anche aprire la serata, quindi prima del vero e proprio spettacolo delle 21.30 con chi è? Pronto, Hans Zimmer, devi venire a fare le colonne sonore, ti ho detto che devi venire, vai in radio, Hans. Prima metteremo ovviamente i suoni che siamo abituati a proporre quando facciamo le feste di Music & More, aprire magari alle 20.30 con un po' di sottofondo musicale e poi incominciare il vero e proprio spettacolo alle 21.30, quindi magari mettiamo qualche disco anche io e te anzianotti, Oscar, però. Beh, io metto proprio i miei, quelli degli anni 70, 80. Poi Love Generation. le tue certezze, zio. Allora, andiamo avanti a salutare, però perché sennò ci perdiamo ancora nella festa. Stefano Boldrini che ci scrive: eccomi, buona serata a tutti. Quindi ragazzi, benvenuti a tutti quanti. Il nostro Pino, quindi il commento tecnico delle gare della MotoGP, del Monday Fever, il nostro Pino è collegatissimo lì che ci scrive un bel ciao. E poi il nostro Gela, ci siamo anche noi. Buonasera, anche il Gela ha dato l'ok a mettere nella locandina il logo appunto della gelateria dell'Angelo. Come sta Gela? Due ali enormi. Esatto, sì, quindi sono passato a trovarlo questa sera a spiegargli che tutto sta proseguendo nella maniera corretta. Mi dice che ogni giorno è sempre meglio. Bene. E comunque sta lavorando ed è lì in gelateria a dare una mano anche per quello che riesce, nonostante abbia ancora il tutore alla spalla. Quindi onore agli amici della gelateria dell'Angelo. Ovviamente si passa quasi giornalmente, quasi settimanalmente a trovarli, oppure loro passano qua all'interno della nostra sede. Allora, abbiamo salutato tutti gli amici qua, abbiamo anche un messaggio vocale che volevamo passarvi, perché di solito siamo abituati a passarlo all'inizio puntata. Questa sera stiamo un po' tralasciando la nostra chat di WhatsApp. Vi ricordiamo insomma di continuare a mandarci vocali, a scriverci, a utilizzare il nostro numero di telefono che è 348 6709 857, anche durante il live, per farci domande, curiosità, chiederci situazioni e robe varie, tutto quello che volete. Allora, ci scrive Jack 112: eccomi, ci sono, saluti a tutta la Tigre. Quindi benvenuto anche a te. Ci scrive un messaggino e poi abbiamo due messaggi vocali, andiamo ad ascoltarli un po' e sentiamo. Eccoci chi c'è qua, ragazzi. La Roby come sempre in salotto. Music & More, come va? Tutto bene? Benissimo, Roby. Buona puntata a tutti. Tu sarai contenta per come sta andando il nostro Milan. Manca una giornata alla fine del campionato, vedremo cosa succederà domenica. Noi speriamo nello sgambetto, nello scivolone diciamo. A Sassuolo l'altro giorno c'erano più persone in coda per prendere il biglietto di Sassuolo Milan, sì, che probabilmente ha una partita della Champions, a finale di Champions, però ricordiamo 90.000 persone in coda. Un per mio comprare. Amico ha detto che 10 minuti erano finiti tutti i biglietti. Ma ormai è fatto. Fai conto, io sono entrato alle 10:15 perché il mio collega mi fa: no, c'è a casa un mio amico, è a casa dal lavoro, quindi abbiamo dato l'ordine di prenderli a lui qua di là. Entro, gli faccio vedere la coda, gli ho detto: vieni un secondo, guarda quante persone ci sono in coda, 87.231. Quindi sicuramente voi li prenderete. Alla fine, secondo voi ce l'hanno fatta? No. Assolutamente no. Allora, altro messaggio vocale, Arna. Voi non vi stanco, sarò sempre al vostro fianco. Siete il giovedì più bello che c'è. Andrea, salotto, Ale. Grande Arna. Salotto. Questo lo usiamo che per le ragazzi, prossime. Devastanti, spettacolo spettacolare. Continuiamo a sognare. Grande Arna. Ma sai che lui questo vocale è da tenere. Lo sai, teniamo. Che lui è un capo ultra. Lo mettiamo nei preferiti. Ormai state facendo anche gli ultras. Siete come gli ultras dei VIP. Dove? A Gagliate a vedere la Franci Grazioli, che tu conosci. Certo, saluti. Ma glielo giri il link alla Franci, che magari si collega con le ragazze. Glielo giro. Allora, il link comunque, ragazzi, lo trovate sempre sui nostri social. Quindi chiocciolina Music and More, scritto tutto attaccato senza la E, su Instagram, e commerciale invece per la pagina Facebook. Vabbè, i nostri amici, i contatti ce li hanno. Numero di telefono, come vi ho detto, è attivo. Quindi continuate a scriverci. La Roby ci ha scritto un altro vocale. Cosa c'è? Belli, ti sto odiando in questo momento. Perché? Ciao ragazzi, vinca il migliore. Sì, è vero Roby, quindi ovvero l'Inter, perché è migliore del Milan, vabbè. Dai, andiamo con un altro disco, poi torniamo con delle notizie. Ah, torna Giovanotti. Lo zio Giovanotti. Ciao. Ok, questo qua è bel disco. Come state, ragazzi? Tutto bene? I giorni passano lenti, se li conti uno per volta, aspettando una svolta. Baby, bisogna che non ci pensi, non guardare cosa fa l'altra
pensare, non riescono a volare. Senti, c'è una canzone di tanti anni fa che sembra scritta ora. Non mi ricordo neanche più come fa, ma il testo dice qualcosa come I love you baby. Più chiaro di così non c'era. I love you baby, lo canterò per te stasera, domani e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi. La tua bellezza è potente, ci puoi fare cose belle, anche fottere la gente. Le cose accadono sempre sulla strada per Damasco, penso subito non è un incidente. Sai come dipende sul pacchetto delle gambe, qualcuno non ci vedo per niente. A te io affido i miei istinti, soprattutto perché so quanto ami gli animali. Senti quella canzone di tanti anni fa che sembra scritta ora. Non mi ricordo neanche più come fa, ma il testo dice qualcosa come I love you baby. Più chiaro di così non c'era. I love you baby, lo canterò per te stasera, domani e finché non vedrò la luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi. Meno male che esisti, che se no ti avrei dovuto inventare da zero come fanno gli artisti. E invece sei qua, sei vera, e che ti posso toccare, baciare, abbracciare, averti a litigare. Oh oh oh, I love you baby, più chiaro di così non c'era. Finché non vedrò la luce dei tuoi occhi tornare nei tuoi occhi, la luce dei tuoi occhi. I love you baby, I love you baby, I love you baby. Ma cos'è? È un tigre. Rientriamo ragazzi dopo Giovanotti. Cioè, come state? Tutto bene? State bene? Sono Lorenzo, Giovanotti con la mia nuova hit. È bella carica, è Giova Beach, quest'estate, divertimento. Basta imitazioni, che non mi vengono. Ma vai al Giova Beach tu. Ovviamente, secondo ovviamente te a quale sì data potevo andare? Questo giro ho cambiato tutto, ho invertito la tendenza. Quindi dal 2 luglio incominceranno poi la serie di tutti i concerti di Lorenzo sulle spiagge di tutta Italia. Ho cambiato, quindi secondo voi a che data andrò? L'ultima data. Quella di della Calabria. No, e invece no, vado alla prima data, che però non sarà come al solito in Riviera. Di solito mi sposto in quelle zone, ma vado in un posto dove è tanto tempo. L'ultima volta che mi sono recato in questa località avevo 16 anni ed era la mia prima vacanza in trasferta con gli amici. No, Lignano Sabbiadoro. Mamma mia, Lignano Sabbiadoro. Io sono andato alla mia prima vacanza con gli amici a Bibbione, che è lì vicino. Ma quanti anni fa? Oh? Avevo 17 anni. Hai conto che non era ancora comune. No, scherziamo, dai. No, no, lo zio, vabbè, solo perché lo zio ha qualche venatura in più di noi, perché qualche capello bianco. Lui non ha le rughe, ha le venature come il legno, cioè adesso, Geppetto. Adesso metto il disco di J-Ax, quello lì, intro. Bello, mi è piaciuto, che parla con lui che c'è i capelli bianchi e tutto il resto. Mi ricordo un po' la mia storia, alla fine più o meno non siamo... E però che esperienza, zio. Sì, tanto, tanto. Ogni capello bianco è una serata, figurati quante ne ho fatte. Ciao, cacchi. Beh, anch'io sono messo bene, devo dire. Ti sta salutando anche, ascoltando anche mia sorella, fammi un saluto. Grande Nick, grande Nico. Guarda, siamo stati battezzati assieme. Secondo me c'era qualcosa di un certo livello dentro quell'acqua quel giorno. Sì. Perché siamo diventati tutti delle grandi cime. Cioè lei, io alla fine faccio ancora le radici, dai. Allora, apriamo anche il microfono, il quarto microfono, perché è passato anche Biglia a salutarci. Biglia, vuoi salutare un po' nel microfono i tuoi fan?
non penso di aver fan, però tutti quelli che ho li saluto. Lui anche lui ha only fan. Lui è uno che sono che non so chi sia. Sono io il fan del Biglia. Vero, vero, super fan. Biglia ci ha raggiunto qua come ultimamente accade in sede di Music & More, quindi è la prima volta che parla al microfono. Come ti sei trovato, Biglia, a parlare al microfono? Bene? Alla grande, è molto più semplice di quanto non sembri. Beh, buona, buona, bene. È poi più facile parlare al microfono che vendere case, secondo me. La parlantina ce l'hai, però. Questo no, perché vendere case oggi è difficile. È un mondo difficile. Un mondo difficile. Allora, andiamo a salutare anche un po' di altri amici che stanno commentando la chat di Spreaker. Oggi un botto di messaggi. Allora, Ronny, prontissimo per la rubrica, per il momento cultura sul finale di puntata, come sempre. Matteo Martinoi, agli amici delle Brigate, un saluto ai ragazzi di Music & More, un saluto a te, Teo, unico delle Brigate, che ha ancora il grande cuore nell'ascoltare Music & More, a scriverci nei commenti, a gasare la chat. Anche Biglia si è unito alla chat di Spreaker, quindi per tutte le ragazze che vogliono vedere che bel ragazzo è, adesso ho anche un'immagine del profilo su Spreaker, quindi è lì con le sue dita su come fanno i rapper americani. Scrive Oscar Bardelli's on fire, perché il pezzo di Jovanotti poi gasa di brutto. E poi è arrivato anche il nostro amico Matteo, che scrive sera amici, con un botto di il nostro amico Matteo. Domenica sono pure al battesimo, quindi grande, grande il nostro Teo Vescio, quindi che quest'anno zero soddisfazioni dal punto di vista sportivo, ma è sempre un bravo ragazzo, è sempre uno bravo. Ci sta per un anno, Teo, dai, dal prossimo video. È sempre uno bravo. Uno bravo, sicuramente. Uno bravo. Vi ripiglierete, dai, la squadra è già in crescita di nuovo. Nel frattempo avevo taggato anche il disco nella chat, quindi se volete andare a prendervelo, Jovanotti con I Love You Baby, l'abbiamo ascoltato qualche minuto fa parlando di tutta la serie di concerti che terrà poi Lorenzo in giro. Quanti ne farà? Quante date sono? Ma io ho visto più o meno quelle che ho visto oggi. Ho girato due siti, quindi Ticket One, per vedere se c'era ancora qualche biglietto, che c'era il mio capo che me lo stava chiedendo. Più o meno io ho visto una ventina, 20-25 date. Su 20 spiagge. L'altro giorno ho visto che ha fatto tutto quello scalpore che era in Calabria, che ha fatto mille stories. Ma per quella situazione lì, no? Praticamente lui anche durante il primo Jova Beach Party ha ricevuto tante critiche, perché come al solito gli animalisti dicono che portando così tanta gente sulle spiagge vada un po' a disturbare, insomma, infastidire quelle che sono la fauna e la flora locali delle spiagge, okay. Quindi ovvero gli animali che poi vanno ad abitare, insomma, e a vivere in queste zone, perché comunque si sposta una massa tale di gente che, insomma, si va a minare un po' l'ambiente, soprattutto in alcune di queste spiagge, perché magari mi viene a pensare, mentre la Romagna, che ho già vissuto, quindi ha delle spiagge enormi, sono più abituati ad ospitare anche tanta gente, diciamo che alcune zone in cui ha deciso di passare Lorenzo in questo tour le spiagge non hanno questa disponibilità. Okay, allora lui cosa va a fare, dei check sul posto? Pensa che durante il primo tour, durante il primo Jova Beach Party, appunto, perché questa è anche per lui la seconda edizione, una spiaggia gli ha vietato di fare il concerto perché c'era un uccello che si riproduceva in una zona limitrofa alla spiaggia, quindi c'era proprio protetta dal... non so, almeno mi ricorda la LIPU, che dovrebbe essere l'associazione, sì, sì, quella, sì, che tutela, sì, gli animali. Gli hanno vietato i concerti perché sennò quest'uccello qua non poteva più riprodursi lì di fianco. Quindi è capito, uccello, riproduzione, torniamo prima ai discorsi iniziale. Di prima, zio. Teo nel frattempo ci scrive che piva, hai ragione Teo, però dai, non potevamo non citare l'unico anno dove la Juventus non ha vinto niente. Dai. Pensa a me e il colonnello che è tipo che non ci un anno vinciamo quasi mai. E 30. No, no. È vero, è vero. Messaggio vocale 348-670-9857. Ronny. Buonasera a tutti. Ciao, fratello. Bene? Sei tornato dal caramamma. Buona puntata e... ci sentiamo dopo, ciao. Eh beh, ovviamente, ciao, a dopo Ronny, tra poco, andiamo ad ascoltarci un altro disco nel frattempo. Ma quanta tranquillità stasera, zio. Dopo Rolling ti sei un po'... Te l'ho detto che sono in modalità furgone. Va bene. You taught me how to cry.
Altro disco live a Music & More fino alle ore 22 in diretta qui dalla sede, dal building, dal rooftop di Music & More in via 26 agosto numero 6 a Morazzone. Nel frattempo ho anche già mandato l'indirizzo di dove devono venire i comici, perché ovviamente ragazzi Morazzone non tutti lo conoscono, paesino, chicchettina, però sabato 16 luglio, lo ripeto ancora una volta, a colpi di risate, volume 2 all'oratorio. Esatto. Gasato Vinci? In oratorio, sì sì. Vabbè. Adesso che ho scoperto devo fare l'inviato, sono ancora più contento. È ancora più casale, però lì posso farti camminare. Allora, per quel giorno ti devi, esatto, allenare un po'. Esatto, esatto. Lo facciamo camminare, zio. Assolutamente sì. Tanto la cura è sempre la stessa, cara mamma, full stop e solite tappe. E va via liscio come un treno. Solite tappe. Vado senza stampelle. Salutiamo la family Rossotti che si è appena collegata, come sempre, affezionatissimi a Music & More. Teo, Deborah, Jacopino, Maria Sole. Quindi un bacio a tutti e quattro. Allora, notizia, perché ovviamente abbiamo preparato anche qualche argomento. Prima di Ronnie parliamo di questo super artista, quindi, che vogliamo celebrare con anche poi un pezzettino di uno dei suoi brani più famosi. È venuto a mancare un anno fa, esattamente ieri, uno dei maestri della musica italiana d'autore, quindi Franco Battiato. Quindi ci tenevamo ovviamente a sparare almeno un pezzettino. Ce l'ascoltiamo un pezzettino di... Esatto, esatto. Dai, ci bello, sta. Bello. Cerco un centro di gravità permanente. Che non mi faccia mai... Non mi faccia mai... Cambiare? Idea. Dai, vici! Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di... Per un centro di gravità permanente.
Abbiamo promesso uno spezzoncino, ragazzi, di un pezzo di Battiato che ci sta appunto a un anno e un giorno dal appunto dalla sua morte, quindi dalla scomparsa di un artista così importante per la storia della musica italiana. E quindi anche Sky, quindi una delle televisioni più importanti ovviamente a pagamento in tutto il mondo, ha deciso di celebrare il grande lascito del cantautore catanese, perché ricordiamo che aveva origini sicule, appunto attraverso la voce e la musica degli artisti che l'hanno conosciuto e amato. Infatti da ieri hanno fatto anche un sacco di speciali, sì, su da Sky ieri Arte. Mercoledì 18 maggio arriva su Sky Arte alle 21:15, come stai dicendo tu, appunto tu Vinci, on demand e anche in streaming su Now, Franco Battiato il tributo, quindi documentario in 4 puntate a cura di Stefano Senardi ed Edoardo Rossi per la regia di Pepsi Romanov, che poi tra l'altro è lo stesso che si sta occupando anche del tour di Vasco che sta incominciando, che incomincerà brevissimo, ora non so se stasera anche o domani, di Sfera e Basta, sì anche il documentario di Sfera, quindi un artista anche lui, anche l'autore di questo documentario con i Controcoglioni, perché noi ricordiamo che avevamo sentito un nostro amico che collaborava con lui, Fuba, per il concerto di Vasco appunto, però l'opera da voce ai protagonisti di Invito al Viaggio, il concerto tributo tenutosi all'Arena di Verona il 21 settembre 2021, a 40 anni esatti dalla pubblicazione del celebre album La Voce del Padrone, quello che conteneva appunto Cerco un centro di gravità permanente. Centro di gravità permanente era il titolo vero e proprio, una delle canzoni più famose del maestro Franco Battiato, quindi celebrare i 40 anni dell'album suo più famoso è stata una cosa veramente, direi, dovuta al maestro, che noi abbiamo ricordato in questo modo con uno spezzoncino. Però ragazzi, anche la roba di Vasco un po' mi dà la carica, Pepsi Romano, Vasco incomincia il tour. Vasco è dappertutto. Anche lui è dappertutto, anche lui, visto che stasera abbiamo parlato un sacco. Ma ci sono anche i Guns N' Roses, ho visto, allo stadio di San Siro quest'anno. Vero, io vado a vedere Vasco martedì, che fa la seconda data, dovrebbe essere, del tour all'Ippodromo a Milano. Quindi quest'anno ho deciso di cambiare, non farà più San Siro, si stacca da San Siro, ma fa l'Ippodromo. Quindi tanto lì attaccato. Sì, martedì vado là. Però mi sembra strano per la disponibilità di posti, cioè San Siro avrebbe riempito sicuramente con 80-85 mila. Data che fa San Siro poteva fare anche il suo 10 grande date, classico invece. E un anno ne aveva fatte 5 di fila, no? Quant'erano? 5 tutto. Sì, lì secondo 6. Me non riuscirà a fare quella grossa quantità di persone, però probabilmente anche per lui è una prova, anche se non ha bisogno appunto di nessuna conferma sulla sua fama e sul bene che vuole la gente a questo altro grande cantautore. Quindi vedremo come andrà martedì, dai, come andrà anche la prima data, che è una di queste sere in quel di Trento. Quindi oggi ho sentito il buon Fuba, il nostro amico, che poi con Pepsi Romanov appunto collabora e tutto quanto. Sarà un grandissimo spettacolo, mi ha assicurato, anche dal punto di vista non solo delle canzoni del buon Vasco, grafico, che è una certezza, ma dal punto di vista dei visual di cui si occupa appunto il nostro amico. Quindi di concerti ce ne saranno quest'estate, è un po' l'anno della ripartenza anche per quel settore, quindi ci sarà da divertirsi. Vince, tu cosa mi fai quest'estate a livello di concerti? Allora, quando non faccio l'inviato alla per Music and More, dovrei andare a vedere Vasco, sì? Sia a Roma che a Torino. Mica, due date addirittura ti spari, fai paura. Metti che magari qualcosa alla prima data non vedi bene, cambia cambia scaletta, qualche canzone diversa. E poi dovrei andare a sentire i Rolling Stones. Dove? A Milano, a San Siro. Ah, vedo, quindi Rolling anche a Milano, tanta roba. Però cioè, sono ancora in attesa di conferma lì, però dovrei esserci. Vabbè, comunque l'importante è sempre provare, andare a vedere questi concerti. Io mi faccio un bel Jovanotti, Vasco, Cremonini, il mio trio delle meraviglie, che secondo me è italiano spacca di brutto. E poi quest'estate, vabbè, vedo se riesco a infilare dentro qualcos'altro. Però poi ho già preso anche ottobre gli Swedish House Mafia, che hanno confermato una data del loro tour europeo. Quindi questa band che suona dischi dance, che ha spaccato diciamo nel periodo top dell'EDM, e appena hanno annunciato il tour di concerti c'era una data in Italia, quindi ho detto più che altro vado a vedere lo spettacolo visivo che proporranno, perché le canzoni, vabbè, sono dance di qualche anno fa, delle pietre miliari per quanto riguarda quel genere musicale, che io adesso un pochettino ho messo da parte, diciamo, crescendo, perché mi sono approcciato più alla house rispetto a quel genere lì, più dance, più pieno di suoni diversi, molto diversi rispetto alla house. Però voglio vedere cosa combinano gli Swedish. Lo spettacolo deve essere bello comunque. Deve essere figo veramente, sì. Allora, vediamo a che minuto siamo, perché stiamo perdendo un po' la quantità, le situazioni. Stasera, mi conferma Teo sulla chat di Spreaker, Vasco a Trento, quindi la prima data è proprio questa sera. Grande Francone, e ci confermano tutti, insomma, grande amore. Mauro nel frattempo ci manda dei cuoricini, anche Matteo, la Family Rossotti, cuoricini a tutti. Sarà scandaloso, ma io vado a letto, buonanotte. Cos'è scandaloso? Lui
Gela, dici, dici. Nel frattempo sono arrivati anche dei messaggi vocali, li passiamo. Poi mettiamo un disco perché c'è Ronnie, dobbiamo lasciargli i minuti dovuti. Family Rossotti, ci siamo, eccoli. Ciao, Rabia Oscar, siete la radio più bella del mondo. Grazie. Siete la musica più bella del mondo, e siete fantastici. Ciao, buonanotte. Ciao, bacini. Ciao, Roby, buona live. Oggi super partito la Brebbia, abbiamo vinto. E beh. Per l'Inter, io ci credo, dai ragazzi. Ci credi, Jacopino? Anche noi, vediamo, dai, vedremo cosa succederà in questo weekend. Comunque andrà, ragazzi, sarà un successo, perché sì, l'importante è che lo scudetto vada a Milano e non da altre parti, buttiamola così. Dai, siamo troppo di parte stasera, non dovremmo, sì, ma va bene così, dai, mettiamo un altro disco, zione, poi apro gli occhi e ti penso. Ah, per l'orario, è vero. Chiudiamo i microfoni che ce la cantiamo, ragazzi. Io cammino per le strade, ma ho in mente te. E do in mente te. Ogni mattina, ed ogni sera, ed ogni notte te. Io lavoro più forte, che ti penso e do in mente te. Mamma mia, zio, ma cosa ti è venuto in mente di passare sta bomba assurda di... Stasera siamo canzonone. Degli Equipe 84, cioè. Di che anno era sto pezzo qua? Dell'84. 84. Dici. Poi il successo dopo era dell'Equipe 86. Esatto. L'85 l'ha saltato. L'ha saltato, esatto, e doveva riposarsi, sì. 84 gli ha reso troppo, quindi vabbè, dai. Dopo le cazzate del giorno, anzi le cazzate della sera della Tigre, okay, in salotto, dovremmo esserci col collegamento, quello che riporta il livello su in alto. È rubrica culturale col nostro Ronnie, che dovrebbe essere già in collegamento. Fratello! Eccoci. Che voce squillante. Dal postcard, eh beh sì, ho bevuto bene il liquido bello rosso insieme, quello mi ha come dire lubrificato la gargarozza, voglio dire, e quindi vedi perché ho la voce squillante, quindi ogni tanto un caramammino fa bene. Direi di sì, cioè ti dà quella sciolta che poi ti affronti la puntata al meglio. È l'importante che si rimanga su certi limiti e non si vada oltre, sì, perché sennò poi, scivoliamo via. Tutto a posto. Allora, innanzitutto vi ringrazio per il vostro bel pensiero che avete avuto per me, nel senso che ho in mente te, grazie per avermi sempre in mente. Era per te, dedicata a Ronnie questa. Me l'hanno anche cantata l'Equipe 84, quindi... Voglio dire, no, adesso a parte la battuta, insomma, mi è venuto spontaneo, però era troppo bella per non dirla, dai. Bella, mi è piaciuto molto anche il mix di canzoni che avete messo, bravissimi. Grazie. Lo zio. Sì, lo zio è sempre numero uno sulla piazza, devo dire. Poi adesso abbiamo anche il nostro inviato in quel dell'oratorio. Inviato, che, insomma, ci sei?
Ci sono, ci stavo sono. Guardando OnlyFans, l'ho sgamato. OnlyFan con una senza OnlyFan, sì. C'è stavo, solo un uomo nudo e basta. Stavo guardando OnlyFan del Biglia. Oh, ragazzi, grandissimi. Allora, oggi parliamo di una cosa bella e buona, perché allora, se la giornata è stata pesante e, come dire, abbiamo bisogno di un po' di energia, ci viene in aiuto l'argomento di oggi. Ovvero le cioccolà, il cioccolato. Il cioccolato di Alessandro Borghese. Bravo, proprio buono. Allora, ci sarebbe tantissimo da dire. Innanzitutto voglio dedicare la puntata a tutti, in particolare al mio cioccolataio di fiducia, ovvero il mio buon amico Giancarlino, che mi ha dato anche delle dritte, quindi sì. Cerchiamo di metterle a frutto stasera. Grande Gianchi! Grande, sì, davvero, prima o poi si dovrà, come dire, coinvolgere in qualche roba delle nostre. Allora, innanzitutto il cioccolato da dove arriva il cioccolato? Il cioccolato arriva dal Messico, in realtà. Sì? Quindi è una cosa che arriva da quelle terre. Ah. E i primi popoli che hanno iniziato a coltivare il cacao sono stati i Maya hanno iniziato appunto a coltivare il cacao, e si vocifera che il terzo re della dinastia Maya abbia appunto favorito molto la cultura e la coltivazione del cioccolato. Okay. Il nome di questo re era Sì, una roba del genere. Okay, l'ho letto anch'io insieme a voi, perché era abbastanza impronunciabile. Poi, oltre ai Maya, anche gli Aztechi hanno diciamo coltivato il cioccolato e ne hanno apprezzato le qualità. In effetti si dice che una delle regine azteche, diciamo, per consolarsi dalla dipartita del re che era andato a difendere un grosso tesoro, sapesse dove era il nascondiglio del cacao. Ok, i furfanti volevano come dire rubarle il segreto, ma lei è stata, diciamo, zitta come una tomba, l'hanno uccisa. Dal suo sangue si dice che sia nato il cioccolato, quindi il cioccolato era appunto il sangue di questa regina azteca che non ha voluto rivelare il nascondiglio del cacao. Quindi queste sono le leggende, diciamo, dei popoli che l'hanno un po' coltivato per primi. Poi chiaramente sono arrivati gli spagnoli e quindi l'hanno portata in Europa, e anche soprattutto i francesi hanno contribuito alla diffusione del cioccolato. In effetti, già ai tempi del Re Sole, il cioccolato era apprezzato molto a corte. Ok. Sì, sì. E poi sono arrivati anche altri che, oltre al cioccolato, hanno aggiunto lo zucchero nel cioccolato e anche il latte. Quindi prima il cioccolato, diciamo, era solo nella varietà, diciamo, fondente, diciamolo così, amara, e poi sì, il latte è arrivato dopo, sì, amara. Infatti il cioccolato era il cacao, e quindi il cioccolato erano considerate una bevanda molto forte, amara, un po' come il carattere di quella regina che non ha voluto rivelare il nascondiglio del cacao. Sì. E poi appunto è arrivato il cioccolato al latte grazie in realtà ad un frate. Quindi vedete che i frati fanno anche le cose buone. Ma pensavo un frate inteso cattive. Come fratello. Che frate. O frate, no, che cioccolato. Un frate zio. Che cioccolato hai portato. Sì, infatti il frate si chiamava Francisco, non Francisco. A caso. Spagnolo anche lui. Francisco Juan de Zumarraga nel 1590 ha aggiunto appunto lo zucchero, e poi si è passati appunto alla produzione del cioccolato al latte. Poi c'è anche da dire questo, che anche gli svizzeri, come sapete, sono molto famosi per il cioccolato. Qua vicino. Bravo, in effetti ci sono appunto delle marche di cioccolato famose che in realtà sono dovute a che cosa? Sono dovute diciamo a persone che hanno contribuito a diffondere il cioccolato, come Cahiers e Caffarel. La Caffarel del nostro Bulgaroni, in realtà
anche lui, diciamo, il signor Caffarel ha diciamo sempre migliorato la ricetta del cioccolato fino ad arrivare un po' a quello che noi mangiamo oggi. Ma uno potrebbe anche chiedersi, ma come si fa a fare il cioccolato? Voglio dire, quali sono le fasi di lavorazione? In realtà le fasi di lavorazione sono 5. Sì. E sono miscelazione, concaggio, temperaggio, modellaggio e beh, poi c'è il confezionamento. Ah, quindi... confezionaggio. Carabaggio. Anche Carabaggio. Confezionaggio, bravissimo. Allora, in realtà ci sono 3 varietà, se ci pensate, di cioccolato. Sono, come dire, tutti sanno quali sono, ma è bello magari parlarne. Sono il fondente, il al latte e poi c'è il bianco, no? E quello, diciamo, bianco, più dolciastro, più diciamo, più da golosoni, più da mangioni, da cioccolato, secondo me, bravissimo. In realtà, allora, la prima fase è quella della miscelazione. La miscelazione consiste nel aspetta un attimo che qua anche, vedi che gli effetti del caramamma non devi sono girare il foglio Ron. no allora ho letto però hai ancora 3 minuti subito. Per tutte le fasi Ron. Allora vabbè, la miscelazione diciamo che riguarda la miscelazione di alcuni ingredienti tra cui anche il burro di cacao, poi si passa al concaggio. Il, diciamo, gli ingredienti vengono agitati in modo da ad avere un impasto omogeneo, mettiamolo così, e sempre tutti i giorni viene miscelato, viene il concaggio viene miscelato e viene anche usato per ossidare i tannini, quindi c'è una ossidazione. Questo tipo di lavorazione venne inventato dal buon Rodolf Lindt. Magari qualcuno dice Lindt da dove arriva? Proprio da lì. Ah, è stato proprio quindi lui inventò proprio una fase. Ha inventato la fase del concaggio. Poi dopo il concaggio abbiamo il temperaggio. Temperaggio in realtà consiste in che cosa? Consiste nel raffreddare. Sì. Per raffreddare il cacao, il composto. Perché in realtà prima viene scaldato il composto, poi dopo che viene mischiato si deve comunque raffreddare. Questo raffreddamento si chiama temperaggio in realtà. Poi dopo si passa alla formatura, dove si fa proprio la tavoletta proprio di cioccolato, che viene raffreddata e quindi prende la forma che sappiamo tutti, e poi vabbè, c'è il confezionamento che è quello più facile e la diffusione vabbè, è più facile mangiarlo Ronny sì, quella è l'ultima fase dove è più veloce, secondo facile me più mangiarlo. Bravi tutti, giusto? Esatto, più bravi tutti a mangiarlo. Comunque ecco, il cioccolato questo è un po' una carrellata di fasi, storie, insomma, ma è un prodotto veramente e di eccellenza, perché comunque molti paesi, soprattutto africani, dove nasce il cacao, hanno questo come punto di sostentamento, quindi tutti i paesi tropicali hanno la coltivazione del cacao, diciamo, proprio un punto di forza. E quindi... poi sarà anche afrodisiaco, secondo me, no? Sì, è vero. Cioccolato, bravissimo. Ma perché è afrodisiaco? Perché è nato in Africa, cioè la parte africana, perché invece la parte sudamericana. So, 3 punti per Ronny. Capito? No, scherzo. E comunque, appunto, c'è anche questo componente, quindi dà energia e dà anche, come dire, quella soddisfazione un po' piccantina, no? Infatti, ci sono anche dei cioccolati, Ronny, dei cioccolati anche. Mi sto agitando, anche... Ronny. Dopo il caramamma di stasera, mi stai facendo impazzire, Cristiano? Il Gela ci scrive: c'è anche quello rosa di cioccolato. Beh, lui chiaramente sa anche. In gelateria dell'Angelo anche... col cioccolato ce ne sono di gusti. Certo, cioè, anzi sarebbe bello, lo lancio nell'etere, così magari il Gela quando si rimette può esserci, che ci spieghi bene una puntata come nasce il gelato, perché uno dice il gelato è strabuono, buonissimo. Vabbè, l'avevamo ospitato, lo comunque vabbè, sì, certo. È passato magari, tantissimo tempo, però magari possiamo richiedere. Una frescatina potrebbe essere secondo me interessante, magari nei gusti del momento, insomma. Anche un intervento veloce. Anche io un bel gusto music and more ci vorrebbe. Bello, bello, bravo. Gela, gusto music and more.
Detto che la notte non dorme per inventare esatto. Il gusto musica nuovo. Beh, diciamo che la banana fa per il giallo e il nero per il cioccolato. Abbiamo trovato già il gusto. Per il nero. Va bene. No, però dai, si potrebbe proporre a Gela di pensare a un gusto particolare per noi, in occasione magari della festa. Ci starebbe, perché sì, no? Sì. Ronny, siamo arrivati alla fine, io ti ringrazio per il momento cultura, come sempre. Ma grazie. Puntualissimo, precisissimo, nonostante l'aperitivo. Ma sì, beh, dai, quello l'abbiamo superato bene. Spero di non avervi annoiato troppo e di avervi portato anche qualche, come dire, seme di curiosità. Ma va, figurati, non ci annoi mai, fratello, un grosso abbraccio. Noi andiamo, che siamo in chiusura e abbiamo già superato l'ora, dobbiamo mettere l'ultimo disco. Ci sentiamo giovedì prossimo per un altro momento cultura, ok? Va bene, quando volete. Ti abbraccio, fratello. Ciao Ronny. Salutiamo il nostro amico Super Ronny, che come sempre oggi gli abbiamo lasciato un po' meno spazio per i suoi saluti finali, che sennò sarebbero durati altri 10 minuti più o meno, perché siamo in chiusura e sta per arrivare l'ultimo disco. Giusto il tempo di ringraziare i miei compagni di merende, quindi Biglia che è venuto a trovarci, Vince in co-conduzione di puntata e lo zio Bardelli in regia. Biglia che saluta. Biglia saluta con le sue venature. Come saluta dalla finestra il Papa, guarda. Ciao ragazzi. Vi lasciamo con l'ultimo disco, ragazzi. Ciao a tutti dallo staff di Music & More. Grazie per averci ascoltato. Siete veramente uno spettacolo tutti quanti. Un abbraccio a tutti, buona continuazione di serata. Ciao. Lying side by side, watching moons fly by with crazy eyes. Open your mind. Sì, ma amore, il colonnello che performer è? Teo, da paura. I see the cosmos up above, smile down on our love. Hold me closer so that we can fly. With our tears now dry, time healed the light. Eyes that were blind, now the clock unwinds and our fingers bind to the joy we find. Got a feeling strong and true, right here next to you. Hold me closer so that we can fly. We can fly away. You lit the fire in my heart. Now we will never be apart. Fly away, fly away. Oh, fly away, fly away. Now the ultimate power in the universe. Music & More. Web Radio.